Come si passa da questo suono a questo suono? Con anni di esperienza. Oppure te lo spiego io. Ciao, sono Francesco e in questo video voglio mostrarti una serie di tecniche che faranno schizzare la creatività fuori dal tuo cervello. Sarai in grado di creare suoni che prima neanche esistevano. Ed inizia tutto col comprendere le forme d'onda. Sine, square, triangle, saw. Ma perché sono disegnate in questo modo, con spigoli e curve? Lascia che ti sveli un trucco. FL Studio ci mette a disposizione il Wave Candy, con il quale possiamo esaminare in tempo reale i suoni che vengono emessi da un particolare canale. E vediamo che effettivamente questi suoni hanno questa forma. Annuncio, avete votato e finalmente è arrivata l'area riservata, che ti permetterà di imparare tutto più in fretta, diventare un pro e avere finalmente il successo che ti meriti. Oggi, 26 maggio, avviene finalmente il lancio ufficiale della mia pagina Patreon, sulla quale troverai video esclusivi per i membri, video in anteprima e senza pubblicità, avrai accesso a lezioni private, potrai richiedermi feedback sulle tue canzoni e molto molto altro. Dagli un'occhiata, ti lascio il link in descrizione. Inoltre, per questo speciale lancio, se ti iscrivi entro una settimana avrai accesso ad una lezione extra omaggio. Ma occhio, i posti sono limitati. Ma come moduliamo una forma d'onda? Ho una risposta per te, ma avrà molto più senso quando avrai imparato le tecniche che sto per spiegarti. Il primo passo fondamentale nella creazione dei nostri suoni è l'ADSR, che sta per Attack, Decay, Sustain e Release. Andiamo a vedere le nostre forme d'onda sul Serum. Le possiamo aprire alla voce Analog Basic Shapes e vediamo che anche qua abbiamo le stesse onde. Scegliamo ad esempio questa forma d'onda e andiamo a vedere l'inviluppo a DSR. Pongo tutto al minimo e notiamo che non esce alcun suono. Questo perché questo inviluppo va a controllare il volume del nostro suono. Il suono partirà da un punto zero, salirà fino a un punto massimo, poi scenderà fino ad un punto in cui deve mantenere il suo volume e poi scenderà di nuovo fino ad un punto zero. Questo è il ciclo di vita di un suono. Quindi con l'Attack decido quanto tempo deve impiegare il suono a raggiungere il punto massimo, quindi questa curva qua. Posso farla più lunga aumentando l'Attack e il suono impiegherà più tempo per raggiungere il punto massimo, oppure la posso fare molto breve e il suono partirà direttamente. Tramite il Sustain io vado a settare quel livello di volume che deve essere mantenuto durante tutto il ciclo di vita del suono. Quindi ad esempio se lo pongo molto basso, per adesso pongo il Release a 0, vediamo che io premo il tasto ed il suono andrà al massimo volume e poi scenderà fino al livello del sustain per tutto il suono, fin quando io non rilascio il tasto che sto premendo. Il decay mi indica dopo quanto tempo il suono deve passare dal punto massimo al punto settato dal sustain. Quindi se lo pongo molto alto avremo una cosa di questo tipo. E da qui in poi il suono va allo stesso volume. Se lo pongo molto basso il suono non arriverà addirittura neanche, non avrà il tempo di arrivare al punto massimo perché arriverà subito al punto di sustain. E per finire con il release do la coda del mio suono, cioè quanto tempo deve passare per passare dal punto di sustain al punto zero. Se lo pongo molto alto, anche quando io smetto di premere il mio tasto, questo volume comunque continuerà a scendere. Ma la cosa bella è che possiamo utilizzare questo inviluppo non solo per modulare il volume dei nostri suoni, ma per modulare anche le frequenze che vengono emesse. Parliamo di filtro. Su Serum, in maniera molto facile, io posso trascinare questo inviluppo su qualsiasi parametro per modularlo. In questo momento lui sta modulando il volume di questa forma d'onda. Andiamo a creare un suono più breve ed andiamo ad attivare il filtro. Il filtro mi va a tagliare o a ridurre determinate frequenze. Ad esempio, posso porre un filtro che mi riduce le frequenze alte, che suonerà così. E tramite il cutoff gli dico quali frequenze deve andare a ridurre. Oppure posso porre altri tipi di filtro, ad esempio quello che mi va a ridurre le frequenze basse. Per adesso metto quello che riduce le frequenze alte, cioè un low pass. Quello che riduce le frequenze alte è chiamato low pass, infatti fa passare le frequenze basse. Mentre quello che riduce le frequenze basse si chiama high pass, infatti fa passare le frequenze alte. E guarda cosa succede se trascino questo inviluppo sul cutoff.
si muove. Posso anche dirgli di quanto, da dove deve partire, dove deve andare a finire. Ed ecco che i nostri suoni prendono vita, ma possiamo aggiungere anche altre forme d'onda. Ad esempio, vado di nuovo a prendere le nostre basic shape ed aggiungo una square, riduco il volume perché lo voglio più basso, e lo vado a passare attraverso il filtro, anche questo suono. Ma manca ancora qualcosa al nostro suono. I prossimi due punti sono ciò che fa la differenza tra un suono amatoriale ed un suono professionale. Andiamo a parlare dell'LFO. LFO sta per Low Frequency Oscillator, che significa oscillatore a bassa frequenza. Ma occhio, non si tratta delle frequenze del nostro suono, quindi le frequenze basse. Si tratta della frequenza con il quale l'oscillatore oscilla. Cosa significa? Andiamo a vedere. L'LFO è quest'altro parametro qui che mi va a modulare, così come la EDSR, il volume dei nostri suoni, oppure qualsiasi altro parametro. Ad esempio, lo posso utilizzare per modulare il volume della nostra forma d'onda. Adesso vado ad allungare il nostro suono dandogli un decay più alto, ed un sustain più alto, ed una release più alta. Vediamo che l'LFO mi dice che il volume deve partire da un punto zero, arrivare ad un punto massimo e poi scendere di nuovo. Infatti, vediamo cosa succede se io pongo il livello più basso. Il volume continua ad oscillare e posso variare diversi parametri di questo LFO. Ad esempio, posso variare la frequenza. In questo momento è settata ad un quarto. Vediamo cosa succede se la pongo ad un ottavo. Molto più veloce. O addirittura la posso porre ad un 128esimo. E se la uso per il filtro? Andiamo ad aggiungere anche una forma d'onda noise che anche prima ce l'avevamo nel nostro 3X oscillator, questa qua, e ti faccio sentire come suona. È semplicemente del rumore. Aggiungo l'inviluppo DSR anche al volume di questo e lo vado ad aggiungere al nostro filtro. Andiamo ad aggiungere degli effetti. Adesso possiamo aggiungere vari effetti, ad esempio riverbero, delay, che sono gli stessi che noi andiamo ad aggiungere qua sul nostro mixer di FL Studio, ad esempio il fruity reverb, il fruity delay, eccetera eccetera. Andiamo a vedere cosa succede se aggiungo ad esempio un po' di riverbero. Il riverbero dà spazialità al nostro suono, mentre il delay fa in modo che il suono si ripeta nel tempo. Aggiungiamo un po' di distorsione. O possiamo anche aggiungere un equalizzatore direttamente dal Serum. Oppure un ulteriore filtro. Benissimo, adesso hai le basi del sound design, non vedo l'ora che tu inizi a creare i tuoi suoni. Non ti resta altro che guardare quest'altro video.